Nessuno riesce a esultare, naturalmente la situazione è ancora precaria e soprattutto imprevedibile, ma il bilancio dei turisti dei primi 15 giorni di agosto su Firenze ha superato le aspettative. Nonostante le scarsissime prenotazioni, il recupero è avvenuto sul giorno per giorno, ossia sulle richieste dell'oggi per domani, la maggioranza delle quali provenienti da turisti italiani. La speranza è di tirare le somme del mese con un'occupazione del 60% rispetto alle potenzialità ricettive della città. Un buon risultato, considerato che nell'agosto del 2020 la percentuale non superava il 25% di camere occupate, con tantissimi hotel rimasti chiusi. A preoccupare di più è sicuramente però il mese di settembre, perché gli americani e gli asiatici non sono ancora tornati e l'autunno non è certo un mese per le vacanze degli italiani e degli europei. Del resto le illusioni non sono nemmeno contemplabili. Le previsioni di Federalberghi parlano di tempi lunghi. Per tornare ai livelli pre-pandemia, sia come numeri sia come tipologia di turismo, ci vorrà tutto il 2022 e parte del 2023. Agosto quest'anno è stato migliore dell'agosto dell'anno scorso, le presenze sono intorno al 40-50%, siamo molto preoccupati per settembre ed ottobre perché il turismo internazionale ovviamente ancora non sta tornando nel nostro paese. Dobbiamo lavorare intensamente per poter riprendere la partenza del 2022 e raggiungere gli obiettivi per il 2023.